No, merda! Ehi, sono tornato in città. Come procede? La consegna speciale è al sicuro? Niente ritardi? Partita. Prima via mare, poi per via aerea. Mezzi civili. È arrivata a destinazione rapidamente e senza danni. Qui ci sono sviluppi. Ho ficcato il naso qui e lì. Lavorato a degli incarichi. Nessun segno della nostra lotta. Raddoppiamo gli sforzi, allora. E aggiungiamo un paio d'occhi. Alex, un'ex compagna di squadra, è a Dogtown, sotto copertura. Ci aiuterà. Ricevuto. Hai un indirizzo? Mucchio di Longshore, una pentola che si chiama Mott. Ci sarò. Occhi e orecchie aperte. Che la loro foto è lì, c'è ancora speranza. Sono così tante, però chissà chi è stato. Questo ragazzo di Manchester, quando è scomparso, gli uomini hanno sparso la voce che aveva disertato. Sua madre non c'è che ha attaccato la foto del figlio in giro per dopo. Grazie, davvero. Come ha fatto una come te a finire qui? La mia proprietaria mi ha recuperato in qualche discarica, messo a posto, riprogrammato e dato un tocco del suo stile. Ma la tua bellezza vieta che tu rimanga come vorresti. Al voto s'oppone il tuo aspetto. Aiutami, padre. Se voi fiumi avete qualche potere, dissolvi mutandole queste mie fattezze per cui troppo piacqui. La tua programmazione sembra antica. Che cosa ti porto? Quel cumulo di rifiuti ambulante. Vediamo se gli piace stare da solo. Sì, forse hai ragione. Comunque è meglio che vada. Stammi bene. So con la vita, bellezza, c'è luce in fondo al tunnel. Basta che non ti fai mettere i piedi in testa da quei bastardi.
Cosa prendi, zuccherino? Sorprendimi. Che coraggio! Ti porto la specialità della casa. Qui sei al bar? Certo, ti sto aspettando. Sarò da te tra poco. C'è una cosa che devi sapere. Ok, di che si tratta? 7 anni fa un'operazione finì male. Secondo la versione ufficiale mi sono venduto alla Rasaka. Alex non sa la verità, perciò la situazione potrebbe farsi tesa. Tu e Alex eravate in rapporti stretti? Ero il responsabile della cellula di Night City. Dopo la guerra lei è rimasta bloccata a Dogtown e crede sia a causa del mio tradimento. Capisci dove voglio arrivare? Ho capito. Potrebbe mandarci a fanculo. Qualcosa del genere. Sono vicino all'entrata. E voilà. Buon proseguimento. Grazie. È la tua prima volta qui, ho capito bene. Non sei di Dogtown? Non ci credo. Cerco una certa Alex. Non credo proprio. Quindi non c'è? Sei nella breve e minuscola lista di persone che non serviamo qui. Alza i tacchi e levati dalle palle. Io prendo un gin tonic. Fallo doppio. Lui è con me. Hai una gran faccia da culo. D'accordo, gente. Per oggi basta così. Dobbiamo chiudere. Io non vado da nessuna cazzo di parte. Ma dai, dici sul serio? Tutti fuori! Subito! Alex. 7 cazzo di anni in questo buco, per colpa tua, Solomon Reed. Porca. Sol è una testa dura, ma forse tu capirai. Ci manda la Myers, una missione a Dogtown. Con lui. 7 anni fa, questo stronzo ha pugnalato tutti alle spalle, non lo sai? No, mi hanno ordinato di sparire e a te hanno raccontato la storiella di copertura. Ho dovuto prendermi la colpa, non c'era altro modo. E secondo te dovrei crederti, come se niente fosse? Levatevi dal cazzo, tutte e due! Ehi, tu e Reed avete molto di cui parlare, è chiaro. Beh, accomodati. Passa pure il resto dei tuoi giorni in questo buco di culo. Vorrebbe essere una minaccia? No, noi abbiamo bisogno di te. Ma forse tu hai ancora più bisogno di noi. Fanculo, mi serve una sigaretta. Cazzo, Sol, dovresti vergognarti. Che cazzo è successo? Lei ha mutato forma. Occultamento metantropico. La collaborazione tra FIA e Militech ha i suoi vantaggi. Puoi provare nuove tecnologie in anteprima. Potrebbe farsi tesa, hai detto. Già. Già. Dammi un attimo. Voglio provare una cosa. Vuoi parlare con lei? Qualcuno deve farlo, meglio io che te.
Non potevi aspettare che finissi? Potrei sputare nel bicchiere di Rita se ti fa sentire meglio. Se ne accorgerebbe. È una vecchia canaglia, ma i sensi acuti come quelli di un gatto. Non gli sfuggirebbe neanche uno sputo. E così gli NUSA ci stanno ributtando nella mischia, eh? Un'altra missione. Sì, temo di sì. Beh, spara. Sputa il rospo. Tu, in questo momento, c'è la vera Alex davanti a me. Che te ne frega? Insomma, cosa cambia? A nessuno importa qualcosa della vera Alex. E se importasse a me? È un problema tuo. Ora, passiamo alla missione. Spara. È scomparsa un agente della FIA. Io e Reed dobbiamo trovarla. E all'improvviso la FIA si ricorda che esisto. Conosci Dogtown meglio di qualsiasi altro loro agente in servizio. Loro? Quindi non fai parte della FIA. Curioso. Chissà che hanno usato per convincerti. Niente picchetti né placche. Ma ho prestato giuramento davanti alla presidente. E pensi che questo ti renda uno di noi? Va bene, agente speciale. Cosa ti ha promesso in cambio la presidente? È personale, ho le mie buone ragioni. In questo lavoro è il minimo, cazzo. Anch'io avevo le mie. Volevo dire addio al ghetto. E udite, udite, la FIA offre cromo di nuova generazione e uno scopo. Non ci ho pensato due volte. Per me non è molto diverso. Comincia sempre così. Fai loro un favore e promettono di sdebitarsi. A volte lo fanno anche. E poi un giorno ti inchiodano il cazzo al muro. Quest'operazione è così importante per te? Perché è chiaro che speri di ottenere qualcosa. Ma cosa? Sopravvivere. La donna che cerchiamo offre qualcosa che può aiutarmi. Ma prima devo trovarla. E guarda un po', anche la Myers la cerca. Chi diavolo è questa fulminata? Songbird. Oh, cazzo. Una sigaretta non mi basterà. Anche lei è in quella breve lista di gente che non serve qui. Non ti ha mai raccontato tutta la storia, vero? Quale storia? La storia di un'operazione andata a puttane. Quella per cui Reed è sparito e io mi sono rintanata qui per 7 anni. Ecco la lista degli agenti coinvolti. Reed, Songbird e io. Questa non la sapevi, vero? Fantastica. Dimmi, tu credi nelle coincidenze? Oh, cazzo, nel destino. Perché se cambi l'ordine degli addendi in un'operazione, sorpresa, otterrai sempre lo stesso risultato di merda. Beh, tu e quel cane bastonato siete fortunati. Ho la brutta abitudine di ripetere gli stessi stupidi errori. A delle condizioni, però. Sei nella posizione per farlo. Sei ancora sul loro libropaga. Non mi interessa. Di a Sol che non mi farò più mettere piedi in testa da nessuno. Basta con la vita da leccapiedi. Per quanto mi riguarda, questo è un favore. Una transazione. E voglio qualcosa in cambio. Che richieste avresti? Monaco. Voglio bruciare l'asfalto lungo la riviera e bere champagne su uno yacht come una cazzo di duchessa. Voglio una pensione da spia. Un incarico diplomatico in un paese caldo.
Un cazzo di paradiso dove la frutta sugli alberi è dolce e il lavoro sul campo è zero. Si può fare, secondo te? Ieri abbiamo completato le riparazioni necessarie all'ospedale. Gli ordini arrivano dalla presidente, perciò credo di sì. Da oggi l'ospedale... Ottimo, torna dentro. Digli che sono dei vostri. La nostra protezione. Vi servono pochi. Mi serve altra nicotina prima di poterlo guardare di nuovo in faccia. Parlate direttamente con il dottor Robertson. Grazie, Alex. Allora? Non mi hai raccontato tutto, Red. Questa è la seconda volta. Ma ho risolto tutto. Sarà dei nostri. In cambio di? Vuole una pensione da spia. In un bel posto. Ma secondo me, quello che vuole davvero è risolvere questo conto in sospeso tra voi due. Ho sentito che hai bisogno di qualcuno che ti porti a fare una visita guidata di Night City, Reed. Sono venuto qui perché mi fido di te, Alex. Ah, se lo dici tu. Ok, Songbird. Dobbiamo trovarla, giusto? Song è scomparsa. Probabilmente a Dogtown. Eravamo collegati. Song si è avventurata nel cyberspazio. È stata attaccata. Poi è sparita. Non sappiamo altro. Serve un netrunner. Qualcuno che passi ore ad analizzare teraflop di dati. Potrebbe aiutarci. Hai già qualcuno in mente? Wilkie Slider Laguerre. Dovevo immaginarlo. Si è dato alla macchia da tempo, ma io so dove vive quel topo di fogna. Slider, ti dispiace spiegarmi? Voto poi ribelle, un assassino diventato informatore. Gran pezzo di merda. Fuori dalla rete è più cieco di una talpa, lobo occipitale danneggiato. Nemmeno le Kiroshi lo aiuterebbero. Un cieco ha gabbato un'agenzia di spionaggio. Si è nascosto tra i suoi amici di Haiti. Gestisce la produzione di demoni e tecnologia su larga scala. Credi che Kabuki ospiti davvero i maghi di Night City? No, ci vanno solo per vendere la loro merce. Dici che Slider è sparito dai radar, si è dato alla macchia. Eppure sai dove si trova. Perché non l'hai arrestato? Oh, non saprei. Forse me lo tenevo buono in caso servisse? Slider non era una mia priorità. Non che questi siano affari tuoi. Pensi che questo tizio ci aiuterà? Slider? Non contarci. È il classico recidivo, senza scrupoli o principi. Ho dovuto pressarlo perché lavorasse per noi. E stavolta dovremo strizzarlo ancora più forte. Allora, andiamo a fargli visita? Slider si nasconde in una pseudo spa di Luxor Heights. Ti invio le coordinate esatte tra 2 secondi. Ci incontriamo là. Io e Alex abbiamo molto da raccontarci. Ok. Basta che non vi cavate gli occhi a vicenda, a me sta bene. Mi servite vivi e in forma. Allora, dove sei stato in questi anni? Hai avuto qualche storia? Sì, per un po', ma non ha funzionato. Tu? Mi conosci. Nessuno riesce a sopportarmi per più di un mese. Andiamo. Vuoi farmi credere che tu saresti durata di più? Ho molti hobby, allora. Piuttosto, deve essere un po' che non schiacci in qualche canestro. Dico bene? Solo nel campetto di quartiere. Sai com'è? Sì. Mi sorprende che tu non sia tornato a casa. Un tempo parlavi solo di quei taco del cazzo. Anche volendo, non avrei potuto. Perché sono rimasto qui? Lo vedi, quell'albero? Sì,
Che ha di speciale? La cosa più bella di Merd Town è un monumento ai morti. Appropriato, non ti sembra? Continuo a non capire questa fissazione per i simboli e i gesti inutili. E dai, ne accenderei uno per te se non li avessi finiti. Merda, forse sono un sentimentale come tutti. Quando vedo quei due, Reed, Alex, anche io ho vissuto una storia simile. Johnny Silverhand prova empatia per due perfetti sconosciuti. L'ho capito subito. Si stanno per giocare il loro ultimo briciolo di amicizia. Non ora forse, ma presto. Poteva confessare tutto anni fa e restare buoni chum, ma no. Quel vecchio mulo di Reed aveva i suoi ordini. L'amicizia e il dovere non si escludono a vicenda. In realtà sì. Avevo buoni motivi per mollare l'esercito. Pensaci, per non fidarti più delle persone, quante volte devi bruciarti? Forse hai ragione, Johnny. Al posto di persone, metti paese o corporazione. Quante pallottole ti prenderai per questi figli di puttana in nome di qualche falsa promessa? Pensaci quando guardi quei due. Attenzione a tutti i cittadini, qui è Pier Townsend. Dei collaboratori del nemico si sono infiltrati a Doctor. Ciò significa che tra di voi si nascondono spie e agitatori degli NUSA. Tenete gli occhi aperti. Se vedete qualcosa di sospetto, segnalatelo. Hanno assaltato un convoglio. La tecnologia è scomparsa e le guardie sparite per sempre, immagino. Ora nulla di nuovo sotto il sole di Dogtown, se non fosse che mi ha contattato il CEO della Zetatec. Il trasporto, anche se anonimo, era loro. Fra la tecnologia rubata c'è anche un prezioso impianto oculare con i relativi progetti. I poveri scav sembrano ignari del suo tracker GPS integrato. Dovrai seguire il loro segnale. Vai al covo degli scav nel grattacielo, al mucchio di Longshore. Ti ho scritto tutti i dettagli. The Honnet Runner! Uno stronzo mi sta addosso! Пиздец тебе, засранец! Vieni fuori, pettina!
нельзя подставляться! Прикройте! Перезаряжаюсь! Не сдаётся! Cos'è? Capiamo dove ti nascondi! Di qua!
Quegli spari eri tu. Quasi mi dispiace per loro. Quasi. Fammi indovinare. Sei al soldo della Zetatec. Forse so perché sei qui. Tocca a me indovinare. Vuoi che ti porti in salvo, eh? No, no. Il prototipo. E i progetti. Giusto? Anche se mi hanno chiuso qui, ho tenuto acceso il segnale del mio prototipo. Sapevo che i corporativi avrebbero mandato qualcuno. Ah, bravo. Ora fammi un riassunto. Chi sei? Hasan Demir, ingegnere della Zetatec, unico superstite dell'imboscata degli Scav. Il Fixer ha parlato solo del prototipo, non di un salvataggio. Mi capisci? Se questo è il problema... Aspetta, aspetta. Vuoi dirmi che ti sei impiantato quella roba? Beh, ho pensato fosse la soluzione più sicura. Alla frontiera non rilevano tecnologia non ancora sul mercato. Col senno di poi può sembrare, ecco, una stronzata, però mi ha fatto guadagnare qualche ora di vita. Io e il prototipo siamo un pacchetto completo. Non puoi averlo finché io resto qui a prendere polvere. Questo ha più culo che anima. Devi avere proprio la merda nel cervello per impiantarti un prototipo. Senza offesa, lì. A meno che la Zetatec non l'abbia costretto a fare da cavia, chiaro? Ecco la mia proposta. Entro, ti tiro fuori quel cromo dal cranio. E arrivederci e grazie. Ti dico quello che ho detto a quei selvaggi. Senza un bisturi non è possibile estrarlo. Se lo fai, addio impianto. A me serve solo il prototipo. Non mi interessa in che condizioni. Restano comunque i progetti. Ascolta, posso mostrarti dove li tengono nascosti. Questo è il tuo piano, allora. D'accordo. Ma prova a fare scherzi. Non credo esista un momento meno adatto di questo per uno scherzo. Bene. Ora apriamo questa porta. Puoi bypassare la sicurezza. Se no, la sala di sorveglianza è qui vicino. Forse hanno una password. Bene. Torno subito. Però vedo che la Zetatec ha assunto un vero professionista. Ora tocca a te renderti utile. Come fai a sapere dove sono i progetti? Gli Scav mi hanno portato al laboratorio e obbligato a rimuovere i protocolli di sicurezza dalla merce rubata. Era questa parte. Vai avanti tu. E niente mosse stupide, intesi? Cristo, quello è... Harry! Era uno stronzo come pochi, ok? Ma questa è barbarie! Immagino che senza di te questa sarebbe stata la mia tomba ardente. Dalla padella della Zetatec alla brace. Ci siamo. Deve essere qui. Da qualche parte. Trovato. Ottimo, ci siamo. Stammi vicino. Ti porto fuori di qui. Aspetta. Se ti ho sentito io mentre li massacravi, ti avrà sentito anche mezza Longshore. Questo posto sta per riempirsi di Scav. Hai un'idea?
Sentiamo. Il ponte levatoio sembra un'uscita d'emergenza dal grattacielo. Ho visto degli scavi usarlo per uscire. Ci daremo alla fuga prima che se ne accorga qualcuno. Rischio minimo, visto? So rendermi utile ogni tanto. Ci conviene andare adesso. Attenzione a tutti i residenti di Downtown. Parla Kerr Townsend. Martedì arriveranno i rappresentanti degli scavengers per affari. Sì. I nostri amici balcanici potrebbero avere un po' di gente. Ci vedono, andrà tutto bene. Tutti a casa propria entro le 6 in punto. Tende abbassate, niente registrazioni. Seguiranno altre notizie. Adesso disattiviamo il ponte. Meglio non avere gli scava alle calcagna, no? Wow, non mentivi sulle tue capacità tecniche, eh? Ehi, basta che smetta di funzionare. Qui dovremmo essere al sicuro. Oh, ti sono debitore, davvero. Ho rischiato grosso laggiù. Tranquillo. Tanto mica me ne vado a mani vuote. Direi che ora posso cavarmela da solo. Dirò ai miei superiori che hai fatto un lavoro egregio. Oh, no. Tu te ne stai qui buono mentre chiamo il mio fixer e mi procuro un trasporto. Lui vorrà occuparsi del prototipo personalmente. Non posso tornare alla Z-Tech. Sai che stai iniziando a darmi sui nervi, Joe? Ultima possibilità, qual è il tuo cazzo di problema? Il mio problema? Non voglio tornare alla Z-Tech. La mia idea era di prendere il prototipo e sparire a Dogtown. Avevo un acquirente, stavo aspettando il segnale. Poi gli scav ci hanno attaccati ed è andato tutto a puttane. Se torno, sarà la fine per me. Mi hai intortato per bene, Hassan. Ho rischiato il culo per te e tu vuoi fregarmi così? Ero ostaggio degli scav, cazzo. Se avessi saputo la verità, non mi avresti aiutato. Forse sì, forse no. Ma provare a ingannarmi è stato un grosso errore. Ho fatto una cazzata, ok? Non immaginavo. Ti prego, se torno lì, sono morto. Ti svelo un segreto. Sei già morto. Ti troveranno e ti faranno secco prima che tu riesca a sparire. Allora mi arrendo. Uccidimi. Non scherzo. Preferisco morire per mano tua piuttosto che per le loro torture. Facciamo a modo mio. Io chiamo il mio fixer. Tu stai zitto e buono. D'accordo. Ok. Ti prego, non rimandarmi alla corporazione. Hans, la situazione si è complicata. Ho salvato dagli scav un ostaggio della Z-Tech. Capisco. E questo in che modo ostacola l'incarico? Beh, il buon Chum si è piantato il prototipo nella cavità oculare. Mi servirà un passaggio. Spiacevole, ma non una tragedia. Coordinate, grazie. Tra poco arriverà il mezzo che lo riporterà alla Z-Tech. Non riportarlo alla Z-Tech. Trovagli un bisturi sotto banco, estrai le tecnologie e lascialo andare. E avrai già un generoso benefattore per finanziare l'operazione del tuo amico, giusto? Andiamo, Hans. Avrai pure dei favori da riscuotere. Non ti costerà un Andy. È vero. Consideralo un gesto di cortesia per rinforzare le fondamenta della nostra collaborazione. Devo dire che sono colpito, Vir. Quest'uomo vale così tanto per te. So fin troppo bene cosa hanno in serbo per lui quelle merde della Z-Tech. Quindi, sai che c'è? Si fottano. Fatto è fatto. Grazie per avermi aiutato. Dico davvero. Sei V. Manda Hans. Sono qua per i progetti. Sì, ecco qua. Perfetto.
Da qui in poi ci penso io. Il gran bastardo è sopravvissuto a un'imboscata, è sfuggito agli scavi e ha fregato i corporativi. Ma la fortuna non dura per sempre. Dalle palle. Levati! Cosa? Te ne stai lì impalata a non fare niente! Saranno qui a momenti! Sì, sono qui. E allora? Buona notizia! Ieri abbiamo completato le riparazioni necessarie all'ospedale. Due mesi di duro lavoro della società. Non è da tanto che aspetti, spero. Beh, immagino che tu e Alex aveste un sacco di cose da dirvi. Sì. Ora è tutto ok, comunque. Andiamo. Ogni secondo è prezioso.
Hanno delle vedette appostate, ovvio. Dubito che faranno i bravi e ci lasceranno entrare. È una passeggiata. Spacchiamo qualche testa e via. Preferirei un approccio pulito. Ma se è questo che vuoi. Senti, vediamo come va. Se dico Bushido, scatenati. Avete l'aria di chi porta guai. Alzate i tacchi e strisciate nel buco da cui venite. Devo parlare con Slider. Non c'è nessuno Slider, Zammi. Quindi togliti cortesemente dalle palle, eh? Non mi faccio fermare da quelli come voi. Ho fatto il culo a Maman Brigitte. Lo farò anche a Slider. Sei stato tu! Manteniamo tutti la calma. Vaffanculo, Grampè! Errore nostro, Chub. Suvi, andiamocene. Prima ho notato il condotto. Dobbiamo solo trovare lo sfogo, strisciare fino in fondo e aprire la porta. Ok, do un'occhiata. Io resto di guardia. Se serve, ti copro. Vedo una porta. Forse con... dopo di... Grazie. Un accesso lasciato senza protezioni. Qualcosa non quadra. Mi sa che avevi ragione. Disinnescata. Per un pelo. Piano ora. Non attiriamo l'attenzione. L'hiver trop chaud. Fous! Qui l'autre bagaille? Bonsoir, nous pas perdus dans France, Nugo. Oui, là. Sauf si nous préférons être en barguest, vive coupe et fête la coupe. Fais-le. Hanno spezzagliato i denti. Dobbiamo distruggerlo. Mira le valvole di schianto. Questa sì che è professionalità. Un'altra via di scappo! Il server! Hackeralo! Sei un guinan! Niente male, niente male! Noi è il tirano! Balanziamoci degli altri! Unità a terra! Ho non ci spigliata!
Sei tu zampa, bella! Merda! Fatto la loro scelta, prendo il fuoco. Cazzo, Solomon Reed. Se dicessi che mi sei mancato, ti direi una bugia. E tu? Hai portato morte a mamma Brigitte. È lo stesso dono che hai in serbo per me? Non lo so. Non ti conosco ancora, Slider. Mi chiamano in molti modi. Wilkie Laguerre, la furia cieca del cyberspazio, una spina nel culo flaccido degli NUSA. Scegli tu. Hai dimenticato duplice omicida e gran codardo. Siamo qui per trattare, Slider. Troviamo un accordo. Se una delle parti è con le spalle al muro, non è una trattativa, è estorsione. È la tua opinione, la mia è cazzi tuoi. Ora basta con le stronzate e ascoltaci bene. L'aereo è caduto a Dogtown, ne sai qualcosa? Aereo? Intendi lo Space Force One. Tutti ne sanno qualcosa. Dobbiamo localizzare una persona che era a bordo. E vi aiuterei volentieri. Peccato che io sia cieco, su una sedia a rotelle, e me ne sbatta il cazzo di lei e di voi. Su, forza, basta parlare come se avessi scelta. Allora, ditemi, cosa volete da me esattamente? Dopo lo schianto, una runner è stata aggredita nella rete. Abbiamo perso il collegamento. Dobbiamo trovarla, e subito. Ah, quindi volete che indaghi sul traffico in rete del giorno dello schianto? Ho un relic difettoso nella testa. È così che ci teniamo in contatto. Ti è d'aiuto? Forse dovrei dare un'occhiata a questo gingillo che hai in testa. No, non se ne parla, Slider. O così... o niente. Scegli tu. Tienilo d'occhio, Reed. Ehi, sono cieco, non sordo. Vediamo che abbiamo qui. Vedo delle tracce. Esplosioni di dati nel cyberspazio. Qualcuno è passato di lì. Merda! Porca puttana! Non ci posso credere. Venite da me con questa roba! Che cazzo vi dice il cervello? Credo che si sia appena accorto che sei nella mia testa. No, è qualcos'altro. Cosa hai visto? Il Black Wall non porta altro che morte.
Dettagli, Slider. La donna. Lo sapevi che usa il Black Wall per stabilire il contatto con te? Cazzo. In realtà spiega molte cose. La donna è un'enorme bomba orologeria ambulante. Se esplode, ce la prendiamo tutti nel culo. Dal primo all'ultimo. Il muro nero è una diga che protegge noi, il mondo civilizzato, dalle strane creature del cyberspazio selvaggio. Se lei danneggia la diga, causerà un'inondazione che ci farà scomparire dalle mappe, proprio come Haiti. Le IAR innegate sommergeranno la rete e tutti noi con essa. Per le IA, oltre il Black Wall, sei solo una formica, uno scarafaggio, un frammento di codice obsoleto e senza significato. Ecco perché la Netwatch fa fuori chiunque metta a rischio l'integrità del Black Wall. Questa è una faccenda seria, ne va della sicurezza di tutti. Ed è per questo che devi ristabilire il collegamento tra via e la nostra donna, amico mio. Tu sei fuori di testa. Beh, ora anche tu fai parte di questa follia. Benvenuto nella gang. Porca troia. Non hai voce in capitolo, Slider. Dobbiamo trovarla. Finché lei è là fuori, possono rintracciarla e risalirebbero anche a te. Sguinzaglieranno quei pazzi della rete contro di te e la tua gente. Perciò, aiutami a sistemare questo casino. Copriamo tutte le tracce che possono portare a te e di conseguenza a noi. Fallo e saremo pari. Anche la FIA ti lascerà in pace. Ah, merda. È il mio giorno fortunato. Hai mai fatto una cosa simile? Cosa? Fare da ponte tra due host tramite il Black Wall? Tu che cazzo dici? Eh? Dimmelo tu. Conferma il trasferimento dei dati prima che cambi idea. Ci siamo. Insieme. C'è anche Alex. Non riesco a credere che sia qui, ma mi fa piacere. Songbird, pensavamo di averti persa. Cos'è successo? Quell'affare mi ha quasi fritto il cervello. Ho dovuto cercare aiuto. Oltre il Black Wall. Mi dicono che non è del tutto sicuro. Non del tutto. Esatto. Ascoltati, non c'è molto tempo. Dopo che ho resuscitato la chimera, gli uomini di Ansem mi hanno trovato. Ora sono sua prigioniera. Non sono in pericolo, almeno finché mi comporto bene e obbedisco. Mi serve il tuo aiuto. Se... Sogma! Qualcosa che non stai va, bene. Amico! No! Black Wall del cazzo! Il Black Sapphire. Ansem ha organizzato una grande festa. Infiltrati. Ti troverò. Dico anche a Reed. Cazzo! Tutto bene, Reed? Credo che Slider sia morto.
Connessione interrotta. Cortocircuito, è andato. Si vede che il carico era troppo per lui. Così pare. Oh, ma non mi dire. Il tuo amico del governo è un pragmatico senza cuore. L'avrebbe fatto fuori comunque. Thunberg ti ha detto qualcosa? Ho ristabilito la connessione. Abbiamo parlato. Sta bene, più o meno. Ha bisogno di noi, ma è tutta intera. Va bene, mi dirai dopo i dettagli. Forza, andiamo via. Potrebbe esserci qualche altro scagnozzo di Slider nei dintorni. Stammi bene, Slider. Parenno! Mettiamoci al lavoro. Vuoi il vivant e aprile. Finiti! What is it that new? Arrêtez! Continuez de faire! Jusqu'à la mort! Attaquez sous côté! D'arriver! Con una battaglia. Non l'abbiamo fatto. Andiamo, troviamo un posto tranquillo. Cosa ti ha detto Songbird? Aveva una brutta cera, come se il collegamento le facesse male. E ti sorprende? Guarda Slider. Hai visto cosa gli ha fatto il Blackwall, eh? Song ha bisogno del nostro aiuto, Rita. Hansen l'ha catturata per qualche motivo. Porca puttana, non poteva esserci notizia peggiore. Ha detto che Hansen ha organizzato una grande festa al Black Sapphire. Se entriamo ci troverà. Hai idea di cosa e dove sia questo Sapphire? Là, ci sono due grattacieli. Vedi il più alto vicino a quello con lo schermo gigante? Quello è il Black Sapphire. Doveva essere un hotel. Investimento multimiliardario fallito. La fortezza di Hansen nel bel mezzo di Dogtown. Non possiamo piombare lì come se nulla fosse. E non abbiamo nessuno all'interno che può farci entrare. Io e Alex parleremo con qualche contatto. Tu fa lo stesso. Pensa a chi conosci da queste parti. Forse ci verrà un'idea. Troveremo un modo. Conosco un fixer qui. Si fa chiamare Mr. Hans. Posso sentirlo? Fallo, ci aggiorniamo. Hans, mi serve un favore. Niente convenevoli. Mi piace. Devo entrare a una festicciola al Black Sapphire. Desideri danzare col diavolo? Vì, quel posto è tanto inaccessibile quanto insidioso.
Non puoi semplicemente entrarci senza invito, come se fosse, diciamo, il Compeki Plaza. Ci dovrà pure essere un modo. Beh, ecco, sarò sincero. Un invito scritto è fuori discussione, ma posso inventarmi qualcosa. In cambio, però, mi serve un favore. La reputazione è una valuta. Il suo valore si basa sulla fiducia collettiva. Quindi è instabile. Mi segui? Sì, ho capito dove vuoi andare a parare. Devo aiutarti a guadagnare reputazione. Precisamente. Completa qualche incarico per me. Fai schizzare alle stelle la mia reputazione a Dogtown e la planimetria del Black Sapphire sarà tua. D'accordo, Hans. Affare fatto. Sono al settimo cielo, Auf Wiedersehen.